Il primo pareggio stagionale per Città di Nicosia arriva nella sesta giornata del campionato di calcio di prima categoria contro i rivali della Leonfortese. Un derby molto sentito dalle tifoserie e dai giocatori in campo. Primo tempo noioso di studio da parte delle due squadre, si segnala solo qualche azione pericolosa, in particolare al 33esimo Smantello entra in area solo davanti al portiere, ma a stolfo è abile a chiudere lo specchio della porta. Nel secondo tempo è tutta un'altra storia, la Leonfortese dopo 3 minuti passa in vantaggio, un tiro in area di Bruno viene deviato nella propria porta da Castro Giovanni. Al 63esimo la Leonfortese raddoppia, Bruno lancia in area Barcellona, l'attaccante anticipa la corrente a Gozzino ed insacca abilmente il pallone nella porta del Nicosia. Dopo 5 minuti dal raddoppio la Leonfortese rimane in 10 per l'espulsione di Gazzara per un fallo su Gagliano. Il Nicosia si riversa in avanti e dal 73esimo grazie ad un assist di Castro Giovanni il difensore Bruno nel tentativo di anticipare Biondi. In realtà fa da sponda per l'attaccante biancorosso che segna solo davanti al portiere. Forcing del Nicosia alla ricerca del pareggio. Prima Castro Giovanni e Smantello sfiorano la rete sul cross di Biondi. Poi sul cross di Gabriele Gagliano ci dentro cacciato ed ancora Castro Giovanni ma senza inquadrare la porta. All'81esimo lungo lancio in aria di Conticello. Smantello passa al compagno Castro Giovanni che riesce a girare la palla in rete. E dopo 3 minuti ci prova ancora Castro Giovanni con una punizione dal limite, ma il portiere Astolfo è bravo a mettere in angolo. E con questo pareggio la Stilauto Nicosia con 13 punti e terza in classifica con un solo punto di distanza dal secondo posto e 5 dalla vetta. La Leonfortese è terzultima con 4 punti. Domenica prossima un altro derby attende i biancorossi di Casale Russino, affronteranno la Barrese, squadra attualmente nona con 6 punti in classifica. Gli F.